Ciao a tutti, benvenuti nel mio 26esimo video unboxing. Ovviamente essendo questo il 26esimo, sappiate che ce ne sono altri 25 di questi video e alla fine di questo video troverete il quadratino cliccabile e direttamente partirà la playlist. Cominciamo subito ad aprire questi pacchetti, partiamo da questo. Vediamo un po' cosa esce. Vediamo un po', non lo so. Questo non è mio, è di mia mamma, è questo gufo. Vediamo un po'. Già cominciamo bene che non c'è niente di mio. Ecco qua. Guardate. È questo gufo molto grande, tutto semovibile. In questo color ottone, due perline per gli occhi. Molto carino. Vi scrivo il prezzo. E ha attaccato la sua catena lunga, una sessantina di centimetri, con la sua chiusura. Molto carino. Molto molto bello. Andiamo a questo. Vediamo un po' cosa esce da qui. Eh sì. Vediamo un po' cosa esce. No, ma qua ho sentito che era una cosa sola. Un anello. Non è mio e non lo riconosco neanche. Sarà di mia mamma. Vediamo un po'. E questo anello col polpo. Te lo ricordi? Sì, assolutamente. Quanto tempo è che è in giro? Pochissimo. Poco? Sì. Ah, per quello che non lo riconosco allora. E questo anello in metallo, non è acciaio, con questo polpo. Carino, non so, niente di che, vi scrivo il prezzo. Ok, adesso apriamo questo, giallo. Non c'è niente di tuo. Io vorrei che ci fosse qualcosa di mio, altro che no. Vediamo un po'. Vediamo un po' cosa esce. Un altro anello, sì, questo qua invece è da un po' che l'abbiamo ordinato. 4 mesi. 4 mesi, no, sì, dai. 4 mesi. È da novembre. Guardate, c'è questa pietra che è un'ametista o è un vetro? No, perché è talmente pensi, limpido, no, che secondo me è un vetro. Non lo so, devo guardarlo bene io. Ve lo scrivo qua. Era viola. La base dell'anello non è in acciaio ma in metallo. Argento, placcato, sì. Metallo placcato argento. E c'è questa goccia viola, bellissima. La misura è la 6, dovrebbe sì. essere. È la 6 che a me va grande. Bella. 4 mesi. Miau miau lady si chiama il venditore. Il venditore. Bene. Famoso. Da questo pacchetto non esce altro. Ok. Non c'è più niente di più. Vediamo cosa c'è in questo pacchetto. Vediamo cosa esce da qui. Un ciondolo in resina con questi fiori secchi. Vediamo un po'. Questo ciondolo con questi fiori secchi verdi in resina sono inseriti dentro. Guardate che carino. Vi scrivo il prezzo. Molto carino. Abbiamo un altro ciondolo piccolo piccolo. Guardate com'è piccolo questo, ma è bellissimo. Guardate com'è carino. Questo è bellissimo. Questo fiorellino rosa inserito nella resina a forma di stella, così. È proprio inserito dentro, vedete che si può vedere anche dietro. Questo è veramente bellissimo. Carino, vi scrivo il prezzo. E vediamo cosa esce da questo pacchetto. Apriamolo. Cosa abbiamo qui? Vediamo un po'. Ah sì, questo l'ho comprato io, l'ho messo in un pacchetto in un ordine di mia mamma. Vi faccio vedere. Pagato pochi centesimi, sono praticamente i gommini, vedete che qui c'è il buco, vedete qui in alto, e questo calza dietro l'orecchio per non far scivolare in avanti gli occhiali, sono due, si applicano sulle bacchette e stanno dietro le orecchie, non fanno scappare gli occhiali in avanti, soprattutto questi li usano per i bambini, ma se avete un paio di occhiali che vi calzano larghi, questi vi possono aiutare assolutamente, costavano, vi scrivo qua. Ok, vediamo cos'altro esce. Anche questo costava pochissimo, pochi centesimi. È un elastico per capelli. Ecco, ho preso questo elastico per capelli, semplice nero, che dicono in teoria, legando i capelli con questo, non dovrebbero, quando li sciogliete, avere la forma di quando vi fate la coda, no? Sapete che i capelli, almeno i miei di sicuro, tendono a prendere la forma quando si fa la coda e in teoria questo non dovrebbe lasciare il segno, però ci credo poco,
proverò e ve lo farò sapere, vi scriverò nell'info box. Questo qui. Vediamo se esce altro. Sì, ci sono questi, che è un'altra cosa utile. Questi sono praticamente servono per incrociare le spalline dei reggiseni che, nei quali non si può incrociare le spalline. Io trovo molto comodo incrociarle, perché soprattutto in inverno con i maglioni, così se vi scende la spallina è molto fastidioso, giusto? Sì, sì. Invece con questo riuscite a incrociarle e non vi scendono dalle spalle. E ne mandano tre, così sono universali, nero, trasparente e questo color nude. Vi scrivo il prezzo per tutti e tre. Poi esce da questo pacchetto anche questo, vediamo cos'è, che è l'oggetto principale per il quale si è fatto l'ordine. Sì. Che carina! Guardate! Piccolissima, me l'aspettavo enorme. E questo cervo qua, tutto con i brillantini, ha i suoi occhietti, le sue corna. 36 centesimi, dai. Molto carino. È una spilla, anche dietro si vede, sì, che è fatto così. Guardate che carino. Molto carino. Ecco qui altri tre pacchetti. Apriamoli subito. Apriamo, partiamo da questo. Vediamo un po' cosa esce. Vediamo un po'. Potrebbe essere qualcosa di mio, lo spero tanto. Oddio, no, non è mio. Ho capito un po' cos'è. Io compro poche cose per forza che non arriva niente di mio, non è una sorpresa. Guardate che bello, è questo ciondolo in vetro, vetro di Murano, come sì, volete chiamarlo, nero, con questo fiore mezzo giallo e mezzo arancio, e sotto ha una parte dorata, vedete degli spruzzi dorati. Dietro così liscio nero, tutto completamente in vetro, anche il gancino qua. Guardate che bello. Bello, molto molto carino, la dimensione è questa. Vi scrivo il prezzo. C'è il cordino? Vediamo un po' se... Sì, nel pacchetto c'è anche il cordino. Vedete? È diverso dai soliti. Vedete? È fatto proprio di corda, non è il classico cordino semplice, con le sue chiusure, insomma, un normale cordino per metterlo al collo. Molto carino. Apriamo un altro pacchetto. Apriamo questo. Vediamo un po'. Ecco, ancora non è mio. Che cos'è questo? È un gufo. Una collana con il gufo di mia mamma, che non ricordo di averla comprata. Lei sta facendo la collezione dei gufi, se vi siete accorti che ne prende tanti è per quello. E c'è questo gufo in metallo con queste perline, che non so se è pietra, sarà plastica. Forse è plastica. Vi scrivo il prezzo. Sì, queste perline sia gli occhi che la pancia qui sono in plastica, non è pietra. Ha la sua catena lunga 60 centimetri, anche di più. Apriamo questo pacchetto. Vediamo un po'. Vediamo cosa esce. Sì, è un anello. Vediamo un po'. È questo anello con questa che dovrebbe essere ambra finta, giusto? Sì. La base è nera. E sopra è così. È così. È strano, non lo so, dovrebbe risultare tipo ambra verde, però in realtà si vede solo il nero e questi cerchiolini gialli che dovrebbero far parte verde, dell'ambra. Sì, sì. Ma non è verde, si vede soltanto nera. E vabbè. Non lo so, guardate voi, vi metto il link nell'info box se vi interessa vedere questo prodotto, come era la foto che ha messo il venditore, come è, perché in realtà si vede solo che è nero con questi cerchiolini dell'ambra dorati dentro, vedete? È carino, però immaginavo che fosse verde l'ambra, montato su metallo, la misura è la 6, no? Questa è 5,5. Chi l'ha detto?
Sì, anche se hai Non ce comprato n'è. la 6, Ah, secondo me il beh. venditore ha sbagliato perché questa a me va bene qua, va bello stretto come potete vedere, e questa è una 5,5. Comunque, miau miau lady, tenete presente che ciò che chiedete non sarà mai esaudito. Perché è tutto random, sia le misure, i modelli, i colori, tutto. Vabbè, ma almeno l'ha detto prima, dai. Solo nella speranza che vi arrivi quello che cercate. Va bene ragazzi, questo video finisce qui, se vi è piaciuto mettetemi un like, ma soprattutto non dimenticate di iscrivervi e cliccare sulla campanella per attivare le notifiche, così quando caricherò un nuovo video lo saprete subito. Se volete restare in mia compagnia, cliccate su uno di questi video che compaiono qui. Noi ci vediamo nel prossimo video, un bacio da me. E da me, ciao a tutti! Ciao!